Buongiorno amici di In Sella, oggi siamo in compagnia di una moto che è ispirata totalmente al passato, dal nome altisonante alle forme morbide e tondeggianti. Vi sto parlando della Imperiale 400, la Classic di Benelli, che quest'anno si aggiorna in alcuni dettagli grafici e nell'omologazione del motore all'Euro 5. Parto parlandovi di elementi grafici che cambiano sulla moto, che sono solo tre, ma aumentano la qualità percepita del mezzo. Innanzitutto il nome Benelli sul serbatoio, che adesso è tridimensionale, cambia la grafica delle pance paraginocchia e cambia soprattutto il nome Imperiale posto sulle fiancatine sotto la sella. Il resto dell'estetica poi non cambia. Rimangono sempre forti i richiami degli anni 60, a partire dal parafango lungo e avvolgente, ai cerchi a raggi, alla sella sdoppiata, alla strumentazione a doppio elemento circolare e ai gruppi ottici tondeggianti. Per quanto riguarda il motore, poi il monocilindrico raffreddato ad aria da 374 cm3 riceve un aggiornamento al sistema di aspirazione e scarico che le permette di essere omologato all'Euro 5. Tutto il resto si conferma, dalla doppia candela di accensione alla distribuzione monoalbero in testa con due valvole, capace poi di erogare 21 cavalli e 29 Nm di coppia massima. Solo conferme poi nel reparto ciclistico. Il telaio è sempre un doppia culla in tubi di acciaio, la forcella sterile da 41 mm, la coppia d'ammortizzatore è regolabile nel precarico molla, le ruote sono a dimensione differenziata col 19 pollici anteriore e 18 al posteriore, il tutto per 205 kg in ordine di marcia, un peso che sinceramente non si sente nemmeno nelle manovre da fermo. L'ergonomia di seduta è buona, le pedane sono leggermente avanzate, il manubrio invece è alla giusta distanza dal piano di seduta del pilota, il serbatoio è bello compatto e facile da stringere con le gambe, mentre la sella è a soli 78 cm da terra e questo permette di toccare con entrambi i piedi comodamente. Il comfort di marcia invece è solamente discreto, questo non tanto per la mancanza di protezione dall'aria, quanto per le due selle, che sono sì ampie, però entrambe durette nell'imbottitura, il che dopo un paio d'ore di guida si finisce per avere il fondoschiena indolenzito. La coppia di ammortizzatori poi non aiuta molto a migliorare la situazione, la taratura delle molle è piuttosto rigida e la loro escursione è molto corta. Molto meglio la forcella invece, che ha una taratura più morbida, scorre meglio e riesce a filtrare la maggior parte delle imperfezioni dell'asfalto. Inoltre garantisce anche la giusta precisione dell'avantreno, certo sempre a patto di non metterla in difficoltà con una guida aggressiva, dove la moto inizia a dondolare e mostra qualche limite. La Imperiale nasce per passeggiare, non per correre. Il motore ai bassi regimi non è un portento, anzi sotto i 2500 è un po' fiacco, scalcia quando è al di sotto dei 2000 giri e si nota anche un on-off marcato del comando del gas quando si va a riprenderlo con decisione. Il meglio di sé lo dà tra i 3000 e i 6000 giri, per poi andare a sbattere contro il limitatore poco sotto i 7000. Il mono raffreddato ad aria resta comunque un piacevole compagno di viaggio, questo grazie soprattutto alla rapportatura corta del cambio che le permette di tenere il motore sempre bello allegro e di sfruttarne al meglio le proprie qualità. Da guidare la Imperiale invece è una moto facile, immediata, intuitiva e ben equilibrata, nel traffico è maneggevole, mentre invece nelle classiche inversioni ad U paga un raggio di sterzata piuttosto ampio che richiede qualche manovra in più. Il telaio, semplice e classico nella sua costruzione, regala tanta stabilità e precisione nei tratti veloci, senza comunque limitare troppo l'agilità nel misto. Qui scende in piega piuttosto rapidamente in modo rotondo e neutro, mentre nei cambi di direzione invece soffre un po' la pesantezza della ruota a raggi anteriore. Ma come ho detto prima, con lei bisogna guidare con calma, pennellando le traiettorie e godersi il panorama senza cercare la prestazione pura. Per questo esistono altre moto. In conclusione, la Benelli Imperiale 400 conferma tutto ciò che di buono e anche un pochino meno buono aveva già fatto vedere nella precedente versione. Il prezzo poi si conferma ancora, 3.990 euro franco concessionario, una cifra decisamente interessante e intrigante per chi cerca una 400 solida nella costruzione, interessante anche dal punto di vista estetico e piacevole nella guida. E con questo è davvero tutto, se il video vi è piaciuto lasciateci un bel like e soprattutto fateci sapere qui sotto nei commenti cosa pensate della moto e se avete altre domande da farci, che noi vi risponderemo il più presto possibile. Inoltre ricordatevi di seguirci sui nostri canali social e di tenervi sempre aggiornati sul nostro sito www.insella.it. A presto!